Dopo quelli di nord e sud, Vasto potrebbe avere un terzo svincolo autostradale, Vasto Centro, sulla A14. Uno studio di fattibilità in tal senso è stato avviato. L'annuncio ieri nel corso di un incontro svolto proprio a Palazzo di Città, dove il sindaco Francesco Menna ha ricevuto il sottosegretario alla presidenza con delega alle infrastrutture Umberto D'Annuntis, l'assessore regionale Nicola Campitelli, i tecnici di ANAS, Autostrade per l'Italia e del Ministero dei Trasporti. In un territorio che ha bisogno di investimenti importanti, si è detto nel tavolo di confronto, il nuovo casello rappresenta una opportunità per tutto il comprensorio. L'infrastruttura è stata inserita già nel piano strategico degli investimenti regionali con priorità 1. Il territorio vastese, fanno sapere gli amministratori regionali, che produce una percentuale importante del PIL abruzzese, merita una forte attenzione dopo anni di abbandono. Un incontro importante voluto fortemente dal presidente Marsiglio, durante i tavoli avuti con il Ministero e con Autostrade per l'Italia. Oggi siamo qui insieme a loro, insieme anche ad ANAS, per verificare la fattibilità di un terzo casello a Vasto. Questo perché? Perché riteniamo che possa essere molto importante, oltre che per lo sviluppo turistico del territorio, anche per migliorare la viabilità e per eliminare i pericoli che logicamente abbiamo lungo la Statale 16, soprattutto in questo periodo, per l'attraversamento di mezzi pesanti e anche di altri veicoli normali. Su Vasto c'è stata una forte attenzione da parte della Regione Abruzzo, infatti abbiamo reperito risorse, le ultime 12 milioni di euro, a cui si aggiungono gli 8 milioni inseriti nella programmazione ZES da parte del Ministro Carfagna. Quindi riteniamo che il porto di Vasto possa avere un ulteriore sviluppo, un aumento di potenzialità, perché è attraverso i porti che passa lo sviluppo futuro della nostra regione.